Ciao a tutti, oggi nella puntata parliamo di che cos'è segnaletico e da cosa è nata questa idea. Dopo avervi spiegato che cos'è Eticasa, quali sono gli obiettivi che ha raggiunto e la sua tecnologia, i vantaggi rispetto alle agenzie concorrenti, voglio spiegarvi da che cosa è nata l'idea del segnaletico e chi è segnaletico. Innanzitutto, segnaletico è un nome composto perché è segnalatore etico. Abbiamo deciso di chiamare questo percorso, questa community, ma soprattutto questa app di cui poi vi parlerò e vi mostrerò l'utilizzo, segnaletico, perché deve essere un gruppo, un insieme di persone che lavorano insieme con uno scopo. Lo scopo è quello di comportarsi eticamente, seguendo le regole, ma migliorare e aumentare il compravenduto degli immobili a Piacenza tramite l'agenzia Eticasa. Incominciamo questo percorso da Piacenza, poi verrà esteso ad altre province del territorio, quindi il segnaletico diventerà una community sempre più ampia. Che cos'è a questo punto segnaletico? Segnaletico è ognuno di voi, ogni persona, ogni comune cittadino maggiorenne che può svolgere una determinata attività per segnalare. Ecco, questa è la cosa più importante. Poi faremo un argomento specifico, anzi una serie di argomenti specifici dove vi spiegherò che cosa potete fare e che cosa invece non dovete fare per rimanere all'interno dei crismi e dei canoni di segnaletico. È molto importante questo percorso perché vi daremo tutte le linee guida e tutte le istruzioni per poter migliorare le vostre performance, ma non eccedere mai e non andare mai oltre quello che la legge ci consente. Segnaletico quindi è un percorso che parte con una vostra scelta di cambiare o migliorare la vostra vita, incrementare i vostri guadagni, creare un percorso formativo, creare per voi una nuova professione. Vi spiegherò anche quali sono i passi per diventare eventualmente agente immobiliare professionista o far nascere un'altra professione, come è nata per me da questo mondo degli immobili, e quindi tutte queste informazioni spero possano esservi utili per cambiare veramente la vostra esistenza e quella delle persone che conoscete. Segnaletico è un avvio, può rimanere, diciamo, una forma di collaborazione per arrotondare il proprio stipendio o per avere una fonte di reddito aggiuntivo, che è molto importante oggi, avere una rendita slegata in particolare dal proprio tempo. Faremo una puntata di questo webinar specifica su che cosa vuol dire rendita passiva e che cosa vuol dire non guadagnare a ore, diciamo così, quindi non avere quello che tutti chiamano la ruota del criceto, quindi continuare a correre per 10, 12, 15 euro l'ora. Con segnaletico e con questo percorso veramente potrete guadagnare tanti soldini slegati dal tempo. Sarà necessario avere un'ottimizzazione delle attività che farete, soprattutto con le conoscenze, con le persone, perché segnaletico è appunto questa app sviluppata sia per Android che per piattaforma iOS, quindi Apple. Vi consentirà, tramite un'applicazione semplicissima che abbiamo sviluppato internamente e che è stata studiata per rendere proprio i passaggi l'operazione semplice, di segnalare persone che conoscete o anche che non conoscete ma che daranno l'autorizzazione al trattamento della privacy, perché teniamo molto alla privacy e alla correttezza delle operazioni con le persone, come vi spiegavo, per segnalare appunto persone che possono vendere la loro casa o sono intenzionate a comprare casa. Quindi il lavoro del segnaletico è praticamente un'operazione di marketing, per questo non ha contatto con le persone per mostrare gli immobili o fare tutte queste attività che poi vi spiegherò. Segnaletico è un operatore, un consulente, una figura di collaborazione con l'agenzia Eticasa che praticamente, non muovendosi da casa, infatti abbiamo coniato questo slogan guadagnare da casa con le case, praticamente non muovendosi da casa potete guadagnare diversi soldi, migliorare le vostre condizioni economiche, facendo contente delle persone che devono vendere o comprare casa e portandole tramite questa applicazione in agenzia. Il vostro ruolo quindi sarà molto molto semplice, ma un ruolo di relazioni, di pubblicità e di marketing. È un ruolo che non ha nulla a che vedere con quello dell'agente immobiliare, ma che può creare appunto questo percorso di cui poi vi insegnerò quali sono le tappe. È un percorso che io ho già provato, che diverse persone hanno già provato con successo, e quindi questo è quello che voglio trasmettere. Perché la segnalazione?
Vi darò poi in un capitolo specifico del webinar, ho qua del materiale che ho scaricato e studiato appositamente per voi, che è relativo alla quantità di immobili presenti sul territorio. Partiamo da, ad esempio, il comune di Piacenza, vi darò delle informazioni per questo. Così potete capire qual è la dinamicità di questo mercato. Non è per nulla difficile poter trovare persone che devono vendere la propria casa o persone che devono comprare la propria casa. E il vostro ruolo, il ruolo del segnaletico, è imparare a diventare un consulente che porta, senza fare nulla di altro, le persone all'interno dell'agenzia, ma non le porta fisicamente, porta un contatto, lo porta tramite quest'app velocissima da utilizzare. Abbiamo avuto anche una persona che l'ha testata per noi e vi lascerò poi il video dove ci spiega come utilizzarla, per appunto segnalare queste attività. La cosa molto importante di segnaletico è che tramite quest'app esegue determinate operazioni, cioè registra un contatto all'interno dell'applicazione. Queste transazioni sono notarizzate, ve lo voglio specificare anche per la seconda volta, sono notarizzate all'interno di una blockchain che si chiama Polygon. Polygon è una delle blockchain, avrete sentito parlare del Bitcoin, di Ethereum, delle criptovalute, ecco, nulla che abbia a che fare con il mondo del trading, perché poi vi spiegherò anche queste differenze con il mondo del trading, per fare dei guadagni extra. Nel caso di segnaletico non rischiate nulla del vostro capitale, nel caso del trading online dovete mettere lì dei soldini ed essere molto bravi tecnicamente, nel caso di segnaletico non investite neanche un soldino. Investite un po' del vostro tempo per ascoltare me e un po' del vostro tempo nella vita, che probabilmente usereste comunque per le relazioni, per parlare con delle persone. Quindi quello che vi chiediamo è di pubblicizzare in qualche modo la nostra agenzia, spiegandovi bene tecnicamente come farlo, o di parlare con le persone per chiedere: per caso tu sei intenzionato a vendere la casa? Perché io collaboro con un'agenzia che farà il miglior servizio per te, per farti vendere la casa al miglior prezzo e nel più breve tempo possibile. Perché sono fattori molto importanti, questo poi ve lo spiegherò, soprattutto relativamente al tempo. Perché più le case rimangono di proprietà delle persone quando le vogliono vendere, e più le tasse aumentano e saranno tanti soldini da spendere. Quindi aiutate le persone anche a risparmiare dei soldi o a guadagnarne di più nel momento in cui vendono la casa. Quindi il segnaletico è questo. È un collaboratore che nella sua quotidianità parla con le persone che conosce, intervista in qualche modo persone con cui entra in contatto in tutti i luoghi, in tutte le possibilità che la giornata ci fornisce, dalla palestra al ristorante, all'università, a una cena, a un aperitivo. È sufficiente parlare, relazionarsi con le persone, capire qual è il loro bisogno e portarli tramite una semplicissima app all'interno dell'agenzia. Segnaletico poi, come vi spiego, diventa una community. Perché che cos'è importante? Affinare la tecnica. Minore tempo investirete per raggiungere le massime performance e più tempo avrete o per migliorare ulteriormente le performance e segnalare più case, oppure per fare altro, quello che vorrete fare nella vita, o utilizzare quei soldini per investirli e iniziare nuovi percorsi. Quindi la community che creiamo ha questo scopo, cioè di confrontarvi con amici che potrete creare qua, trovare qua, colleghi, potenziali segnaletici. Un confronto: ma tu come hai fatto a fare questo? Ma io ho usato questa tecnica, io ho fatto quest'altro, io ne ho parlato in questo luogo, ho trovato persone interessanti. Cosa c'è di più bello di riuscire a parlare con altri che hanno gli stessi nostri interessi, hanno gli stessi nostri obiettivi, ma magari sono più avanti nel nostro percorso, oppure hanno delle tecniche, magari relazionali o magari degli strumenti che utilizzano, che possono essere utili a tutti. Qui confronteremo i risultati, daremo non degli obiettivi, perché la scelta è libera. Essendo una scelta etica, è una scelta libera. Potete decidere di fare una segnalazione all'anno, potete decidere di farne 10 al mese, a seconda di quanto impegno vorrete mettere per guadagnare i vostri soldini e diventare un segnaletico. Questo nuovo mondo che passa tramite la tecnologia vi dà la possibilità di rendite extra e guadagni, e piano piano vi spiegherò come farlo.